Conosco delle persone che quando devono andare all'estero, sia per piacere che per lavoro, diventano un pochettino ansiose a dir poco e sembra quasi che all'estero non ci sia l'acqua, non ci sia l'elettricità, non si obbedisce alle leggi dello spazio-tempo, quindi bisogna andare prevenuti, bisogna portarsi 5 valigie belle piene con dentro mezza casa perché non si sa mai. E tante volte questa è una pessima idea. Wey, siete su Barba Roffa e voglio darvi dei consigli da parte di uno come me che ha dovuto viaggiare tante tante volte all'estero, ha dovuto prendere l'aereo. E questi sono dei consigli che secondo me possono aumentare sensibilmente la vostra esperienza di viaggio. Inizierei da subito con il porta un pochettino di meno di quello che pensi che ti serva. Lo so cosa state pensando, Barbaruffa, ma noi siamo cresciuti con il melius abundare quam deficere, quindi meglio portare più roba perché non si sa mai. Va bene, questo può essere vero in linea di principio, ma il mio ragionamento è questo. All'estero esistono le lavanderie a gettoni. Se andate in un Airbnb ci sono belle probabilità che avrete una lavatrice, se andate in un albergo alle brutte potete richiedere di usufruire del servizio di lavanderia, eccetera, eccetera, eccetera. Ragion per cui se dovete stare fuori 2 settimane, non ha senso portarvi i vestiti per 2 settimane, basta portarvi i vestiti necessari per una settimana, magari per 10 giorni e poi poter usufruire del servizio di lavanderia. Alle brutte, facendo un po' un giro nei quartieri dello shopping, così come capita, vi comprerete una maglietta che vi piace, una felpa che vi piace, che avreste comprato comunque. Quindi vale la pena viaggiare con la valigia un pochettino più vuota anche per avere dello spazio necessario per i souvenir. E questa è la primissima cosa che mi sento di dirvi. Un altro consiglio che male non fa mai, anche se io ho cercato di orientare i miei dispositivi tecnologici sull'autonomia piuttosto che su altri parametri, è quello di portarvi dietro una power bank. Il formato migliore, secondo me, l'ottimo compromesso tra capienza e prestazioni è quello da 10.000 mAh. Qui in descrizione potete trovare qualche piccola power bank che potrebbe soddisfare le vostre esigenze. Ma devo dire che la power bank, io oramai me la porto sempre dietro perché non si sa mai, ma di qui a 3, 4, 5 anni, beh, è molto facile ricaricare i propri dispositivi, in aeroporto, sugli aerei, in genere ci sono sempre delle prese di corrente di cortesia, dei caricatori USB di cortesia, soprattutto, negli aeroporti. Tanto più che se ti porti il tuo caricabatterie con l'ingresso USB, bene o male, un modo per ricaricare lo trovi sempre. Quindi, power bank sì. Ma con un piccolo asterisco. Questa diciamo che è una piccola prudenza che mi sento di consigliarvi, anche perché una robina piccolina così non è che costa tanto volume o costa tanto peso. Un altro barbatrucco che mi sento di consigliarvi è, prima di partire, verificare se nel luogo dove vi recate sono presenti le vostre catene preferite, catene di abbigliamento, catene di vestiti o di qualsiasi altra cosa. Se so che la catena, ad esempio, Decathlon mi ispira fiducia, mi piace, ci compro tutte quante le cose, forse è un'idea saggia, approfittare, fare una passeggiata per le vie del centro, andare a vedere il Decathlon di, non lo so, Parigi, non lo so, Berlino, Londra, eccetera, eccetera, invece di affogare tutto quanto nei preparativi pre-partenza. Un consiglio, che mi sento assolutamente di farvi, e per cui devo anche tirare le orecchie agli aeroporti europei, è quello di bere tanta acqua quando si viaggia. Certo, bevendo tanta acqua si massimizza l'esigenza di dover andare in bagno di tanto in tanto, ma vi posso assicurare che il comfort che provate quando siete ben idratati è notevole. Alle volte ho voluto provare, ho visto un pochettino com'è, ho bevuto anche dell'alcol sull'aereo, niente di che una birretta. Però, dal momento che
Sull'aereo l'aria è particolarmente secca per esigenze varie, perché l'aria viene filtrata, eccetera, eccetera. L'alcol ti rende veramente, veramente assetato. Il momento in cui viaggi in aereo è un momento molto stressante per il tuo corpo, in termini di pressione, in termini di tante cose, in termini di stare seduto per molto tempo. Quindi quello che vuoi fare è cercare di massimizzare il tuo comfort bevendo. Nell'attesa di essere imbarcati, quando sarete in aeroporto. L'aeroporco sarebbe bellissimo, tipo Porco Rosso, quello è un aeroporco. Quando sarete nell'aeroporco e aspettate di imbarcarvi sull'aereo, probabilmente incapperete nel fantastico ritardo. Ecco perché vale la pena essere attrezzati con dei dispositivi per divertirvi. Il mio consiglio spassionato è portatevi qualcosina in più oltre al telefono per divertirvi. Ok, magari avrete una power bank, ok, magari avrete la possibilità di caricare il vostro cellulare, però mi sento di dirvi che non è una buona idea scaricare la batteria del vostro telefono semplicemente per divertirvi. Una buona alternativa potrebbe essere un lettore ebook, Kindle, che fra l'altro potete trovare qui in descrizione, oppure una console di videogiochi. Io nell'ultimo viaggio che ho fatto verso Berlino mi sono portato sia il lettore ebook che il Nintendo 3DS con bello Zelda Ocarina of Time e me la sono passata nonostante le 4 ore di ritardo, che sono notevoli su di un viaggio che sarebbe durato un'ora e mezza se non ci fossero stati problemi. E adesso parliamo di app. Ecco, la cosa buffa è che quando chiedo ai miei amici, mi puoi consigliare qualche app per la città? Puntualmente mi danno l'applicazione della metropolitana, l'applicazione dei trasporti pubblici, ma io mi sono reso conto che Google Maps funziona veramente, veramente bene. Quindi l'app che userete sempre è Google Map. Sono perfettamente consapevole del fatto che Google Maps richiede tantissimi dati e d'accordo che adesso non esiste più il roaming a livello europeo, ma risparmiare qualche dato è sempre utile, soprattutto se sei all'estero, se non sei nella tua zona di comfort. Ecco perché vi consiglio di scaricare i dati di una certa zona con Google. È un'opzione facilissima, si può fare in 4 step e vi può occupare al massimo qualcosa come 400 mega, quindi è alla portata di tutti. Riguardo la telefonia all'estero, soprattutto nella zona europea, fortunatamente adesso si viaggia in Europa senza problemi. Io posso parlare per la Wind, che è il mio operatore, utilizzo ancora la mia scheda Wind qui in Germania. Mi trovo bene, ho diritto a tutti i giga che utilizzerei in Italia, ma purtroppo la velocità è notevolmente rallentata. Quindi, se volete ascoltarvi la vostra playlist di Spotify mentre viaggiate, di nuovo salvate la vostra playlist sul vostro dispositivo. Se volete utilizzare Google Maps, salvatevi una certa area sul vostro dispositivo. Sono delle precauzioni di cui non vi pentirete assolutamente. E voi siete d'accordo? Siete il tipo di persona che si mette tutta casa nella valigia e non riuscite a perdere questo vizio? Fatevi questo favore, provate almeno una volta il mio metodo e fatemi sapere come vi siete trovati. Scrivetemelo qui nei commenti. Se mi volete sostenere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e magari cliccate sui link di Amazon che sono qui presenti. Succederà che voi farete i vostri acquisti normalmente su Amazon e io ne percepirò una piccola percentuale senza che voi spendiate neanche un centesimo in più. Siete stati su Barbaroffa. Alla prossima!